orientarsi negli spazi chiusi come fiere, centri commerciali, musei e metropolitane. Oggi è possibile grazie a Next2Me, la tecnologia messa a punto da tre ex studenti dell'Università degli Studi di Bari che hanno creato attraverso un'applicazione una geolocalizzazione indoor che funziona anche in assenza di una connessione internet. Creata da Domenico Colucci, Vincenzo Dentamaro e Gian Giuseppe Tateo, Next2Me è cresciuta con la quarta unità. Il business angel e primo investitore Marco Bicocchi Pichi. Presentata per la prima volta nel settembre 2013 al Salone delle Startup e delle Imprese Creative della Fiera del Levante di Bari, oggi la tecnologia, che vanta tanti premi, è conosciuta a livello mondiale. Eravamo a Milano, in questo grande centro commerciale, e l'esigenza era quella di trovare un bagno. E questo centro commerciale era di 7 piani e lì ci siamo resi conto che effettivamente un sistema per la navigazione all'interno di questi grandi ambienti chiusi poteva sostanzialmente risolvere una serie di problemi. Quindi da un certo punto di vista l'idea, cioè il momento è stato questo. Poi da lì insomma è stato un divenirsi di altre esperienze, poi abbiamo un po' più approfondito commercialmente come poteva evolversi da non essere un semplice insomma sistema di navigazione, ma fare anche dell'altro. Quindi però il 2013 è la data in cui abbiamo deciso di fare seriamente, poi di metterci un po' insieme, di metterci insieme e creare quindi una realtà al sud. E dal 2013 ad oggi il prodotto è cambiato tantissimo dall'inizio, piuttosto che ci siamo evoluti, ma non solo, abbiamo anche cercato di recepire quali sono state le richieste che il mercato ci poneva. Quindi in quel momento era solo la richiesta, il risolvere un bisogno. Invece oggi è diventato qualcosa che si forma, che si modifica in base quindi alle richieste che il mercato ci propone, quindi molto più orientato alla strategia commerciale. Qual è la tecnologia di Next2Me? Allora, Next2Me è un sistema di localizzazione degli ambienti chiusi, nasce come sistema di localizzazione degli ambienti chiusi e poi l'abbiamo esteso anche all'esterno, cioè praticamente c'è un problema teorico che il GPS, il segnale GPS all'interno degli ambienti chiusi non arriva perché è troppo debole, i muri sono molto spessi e quindi quest'onda elettromagnetica all'interno non arriva. Di conseguenza abbiamo dovuto inventare un sistema che risolvesse questo problema. Per questo motivo abbiamo inventato Next2Me, che è un sistema di localizzazione negli ambienti chiusi, come Google Map, per intenderci, soltanto che funziona negli ambienti chiusi. È una piattaforma di sviluppo, quindi può essere integrata in applicazioni esistenti, oppure si possono scrivere nuove applicazioni e nuovi casi d'uso direttamente su questa nostra soluzione, su questa nostra tecnologia. È una tecnologia che all'interno racchiude molta ricerca e sviluppo che è stata fatta durante tutti questi anni. Per intenderci, si parla oggi tanto di intelligenza artificiale, machine learning, Next2Me all'interno c'ha molta intelligenza artificiale, machine learning, ha praticamente un piccolo motore che viene utilizzato nelle macchine che si guidano da sole, soltanto che viene utilizzato per il problema della localizzazione, della ricerca dei percorsi più rapidi per raggiungere un qualsiasi punto di interesse. Per intenderci, un uso concreto potrebbe essere all'interno di una fiera il trovare il padiglione o trovare l'espositore e quindi a partire dalla posizione attuale del visitatore compare il percorso che permette al visitatore di raggiungere in maniera molto semplice e veloce, quindi ottimizzando i tempi, l'espositore desiderato. La cosa interessante è che funziona anche senza il wifi. Esattamente, funziona offline. Immaginiamo una metropolitana oppure un museo all'interno di alcune grotte, per intenderci, dove naturalmente internet non ci può essere perché non viene portato, diciamo, la connessione 3G o 4G o 5G non arriva per ovvi motivi. Il nostro sistema funziona ugualmente. Come funziona l'app? Allora, noi abbiamo a disposizione un'app per effettuare dei test che è gratuitamente scaricabile dai principali store, quindi per Android e per iPhone. Però il luogo, l'edificio, deve essere mappato dalla nostra tecnologia, altrimenti purtroppo non può partire. Quali sono i campi di applicazione della tecnologia? Allora, abbiamo diversi, svariati campi di applicazione. Ultimamente molta traction, molto interesse viene dagli ospedali.
gli ospedali servono sia per localizzare quindi il visitatore o il si, insomma colui che entra all'interno di un ospedale, si localizza e può raggiungere i vari reparti, cercare informazioni senza andare a disturbare medici e infermieri che comunque stanno facendo il loro lavoro, ma anche per ottimizzare gli asset, cioè ovvero quei dispositivi magari che sono scambiati tra i reparti. Immaginiamo un dispositivo per fare un elettrocardiogramma che può essere condiviso tra reparti. In questo caso noi tracciamo anche l'oggetto che viene spostato tra reparti. È partita come una scommessa, oggi invece diciamo la sfida qual è? E oggi la sfida da piccolini cercare un po' di conquistare un mercato più grande e quindi batterci con i più grossi player internazionali, cioè il sogno, la big picture è proprio questa, di arrivare un giorno a essere tra le tecnologie più utilizzate, magari quindi essere tra inseriti all'interno di un'applicazione, piuttosto che Google stesso o Microsoft stessa decida quantomeno di dire ok, è veramente bellissimo quello che fate, cerchiamo di unire le forze, perché comunque oggi la sfida è globale, quindi non ci teniamo a essere i leader nazionali, cioè vogliamo veramente uscire fuori da questo confine ed essere proprio una soluzione che globalmente si confronta con altre. A maggior ragione, già dal primo giorno la nostra iniziativa è stata da subito globale, cioè nel senso che ci siamo sempre confrontati con università o competition internazionali. Sapevamo che il mercato di riferimento non era quello italiano e quindi da lì abbiamo cercato di fare fiere piuttosto che conferenze internazionali, così per presentarci fuori come una realtà che dall'Italia può tranquillamente raggiungere qualsiasi parte del globo. Nel corso degli anni tanti sono stati anche i premi che avete vinto, i riconoscimenti. Quali sono? Allora sì, abbiamo vinto nel 2014 il Web Summit a Dublino, che è questa fiera per startup internazionale, con il primo premio da parte della giuria popolare, quindi c'era questo live Twitter dove la gente votava la soluzione che più gli piaceva. E la particolarità è stata che durante la fiera non funzionava il wifi, la nostra soluzione invece funziona senza wifi, e quello è stato un po' il motivo scatenante in cui la gente ha apprezzato quello che facevamo, ed è stato il primo evento in cui anche in Italia hanno scoperto che insomma esistevamo, perché prima di allora effettivamente se ne parlava poco, anche perché spese di marketing quasi zero dal punto di vista nostro, quindi quella è stata la prima esperienza in cui ci ha fatto un po' accendere i riflettori su quello che facevamo. E poi sulla base di questo abbiamo ricevuto il premio come dalla Commissione Europea come più giovane imprenditore io per il percorso fatto qui in azienda e per i risultati che Next2Me ha portato. Da impresa così giovane ad arrivare quindi a presentarsi a New York a conferenze internazionali piuttosto che vincere premi, per la Commissione Europea è stato il motivo per premiare l'unica startup italiana nel corso degli anni a essere stata premiata, e quindi tra l'altro premiando anche una parte particolare dell'Italia, quindi il Mezzogiorno, che effettivamente ora c'è molto fermento, quindi per loro era un motivo di orgoglio per dire caspita, le cose avvengono e avvengono in tutti i punti. Quindi questo è stato sicuramente uno dei criteri per la giuria. E mentre altri due un po' più recenti, in Sud Corea, per un progetto sulla città metropolitana, una soluzione nelle metropolitane per garantire più sicurezza, questa città Busan della Sud Corea ha indetto questo concorso, è una smart city e quindi voleva mettere più tecnologia all'interno della città, ha fatto una raccolta di idee, ha detto quali sono le idee più belle al mondo che ci sono per essere ancora più smart, già siamo smart ma voglio diventarlo ancora di più. E quindi abbiamo vinto il primo posto, Vincenzo, mio collega, ha vinto il primo posto a Busan per questa soluzione per la sicurezza all'interno della metropolitana, quindi localizzare le persone e gli agenti all'interno della metropolitana, quindi in caso di pericolo si sa quantificare quanta gente ad esempio è bloccata in metropolitana. E mentre l'ultimo è stato ritirato qualche mese fa in Cina con il Politecnico di Milano, quindi una cordata di imprenditori locali e italiani, hanno indetto questa competition di società italiane e cinesi, quindi un transfer tecnologico dall'Italia alla Cina. La premiazione è venuta in Cina e quindi è stato un motivo di orgoglio soprattutto per
invadere un continente dove effettivamente ora la Cina si sta dimostrando una potenza mondiale, e quindi anche un po' confrontarsi lì da un punto di vista commerciale, quanto è difficile avviare o piuttosto quanto è difficile commercializzare un prodotto in Cina. E quindi abbiamo trovato anche un riscontro positivo da parte di imprenditori cinesi che la nostra soluzione piace, tant'è vero poi da arrivare alla fase finale con quindi il premio. Tra i premi vinti anche il riconoscimento ad Helsinki ottenuto da Domenico come miglior giovane imprenditore del web dell'anno alla terza edizione di Europioneers 2015, iniziativa della Commissione Europea. Che cosa ha significato per te ricevere questo premio, questo riconoscimento come miglior giovane imprenditore d'Europa? Sì, allora, sicuramente un motivo di orgoglio, nel senso che una bella soddisfazione, però è un punto di partenza. È servito soprattutto per dare la dimostrazione che effettivamente si fanno tante cose interessanti in Italia. Più che l'attenzione rivolta a me, volevo che dal punto di vista mediatico la cosa fosse rivolta, il premio fosse rivolto a tutti quanti gli imprenditori che ogni giorno in Puglia, seppur piccoli, o in Italia fanno qualcosa per far sì che comunque la loro realtà cresca. E che sicuramente tutti possono comunque arrivare a questo tipo di obiettivo, nel senso che proprio l'Unione Europea, proprio per collettività, ha cercato proprio in questo caso di premiare una realtà italiana, un giovane imprenditore italiano, proprio per comunque dimostrare che effettivamente in ogni posto è possibile fare impresa, e magari quindi che sia un campanellino per qualcuno che dice ok, è impossibile arrivarci, invece no, tanto sacrificio e perseveranza, cioè nel senso che ci saranno tanti ostacoli, però ovviamente poi vengono tranquillamente ripagati nel momento in cui si fa qualcosa veramente non solo per se stessi, anche per gli altri. Quindi è questa un po' la nostra filosofia. Lo facciamo sì per noi, ma anche per dare la possibilità a tanti ragazzi di essere anche loro artefici del loro futuro, cioè non farsi guidare da cose un po' spicciole, cioè di prendere in mano la loro vita e dire ok, faccio qualcosa che almeno un giorno possa sentirmi realizzato. Siete localizzati in Puglia, siete localizzati a Conversano, ma in realtà i riconoscimenti maggiori poi vengono dal mondo e non dall'Italia. Ci teniamo ad avere la sede qui in Puglia e vorremmo restare qui in Puglia. La strategia è quella di avere delle tante piccole sedi commerciali sparse nel mondo per essere più vicini al mercato, però vogliamo dimostrare, anche andando controcorrente, che le cose si possono fare anche da qui, con le risorse locali, quindi investendo sui giovani dell'università piuttosto che da neolaureati, tutta gente del luogo, e ad oggi siamo tutti quanti locali, quindi cercare di fare qualcosa proprio qui. L'idea è quella di portare conoscenza da fuori, farla ritornare qui, perché se effettivamente tutti andiamo via da questa terra è giusto che poi, nel senso che è scontato che diventi poco attrattiva. Noi vorremmo andare un po' controcorrente, una sfida ancora più grande, cercare di rendere questa terra più attrattiva. Partiamo da noi, quindi invece di dire che è bello fare così, proprio ci mettiamo noi, ci rimbocchiamo noi le maniche e diciamo ok, siamo internazionali, però la sede sul bigliettino da visita rimarrà Conversano piuttosto che la regione Puglia. Infatti sul sito abbiamo una bandierina particolare che è realizzato, è Made in Puglia with Love, quindi chiunque visita il nostro sito sa che la soluzione è stata creata e prodotta in Puglia. Più orgogliosi, cioè siamo orgogliosi tanto da esporre questo marchio, questo brand che l'abbiamo un po' fatto nostro, quindi cliccando sulla bandierina della Puglia si va direttamente sul portale della Regione Puglia per il turismo. Tutti questi premi che avete vinto vi hanno dato poi la possibilità di conoscere nuovi mondi. Quali sono i mercati più interessanti? Sì, ci hanno fatto capire che parlare di internazionalizzazione, parlare di estero è comunque un argomento molto vasto e complesso, per cui è necessario comunque una strategia. Dire estero è un luogo molto grande. Abbiamo avuto la possibilità di capire che sia l'ambiente berlinese che l'ambiente statunitense potrebbero essere molto molto interessanti per quanto riguarda la nostra azienda. Questi sono i primi posti nei quali stiamo cercando di impegnarci per aggredirli, diciamo così. Subito dopo verrebbe il mercato asiatico, perché è quello che ha la maggior parte di utenti e la maggior parte di spazi, pur con una sua complessità.
per questo pensiamo che sia un passaggio un po' più successivo, perché prima dobbiamo avere le spalle larghe prima di poter arrivare dall'altra parte del mondo. Che cosa ti resta invece di quella che è stata l'esperienza, sia pure di qualche mese, in Germania e in Svizzera? Allora, sicuramente sono due nazioni molto diverse tra di loro, però economicamente parlando molto attive, quindi da un punto di vista di opportunità sono sicuramente due nazioni che abbiamo constatato che le cose si muovono molto più velocemente. In Svizzera, a maggior ragione, in pochissimo tempo abbiamo quindi stiamo realizzando una fornitura per il CERN di Ginevra, quindi lavoriamo con il CERN di Ginevra e effettivamente commercialmente ci si muove molto molto prima. La cosa che abbiamo notato è che gli italiani, l'ingegnere italiano è una delle professioni più richieste, un po' per la nostra capacità di risolvere problemi in tempi rapidissimi, cioè l'italiano è particolare per questo. Quindi è veramente un peccato, infatti, in questo caso, vedere tanti giovani che effettivamente italiani lavorano fuori con la missione, o meglio il sogno, di ritornare giù. Quindi sicuramente sono due nazioni che offrono molto di più oggi rispetto a quello che si può trovare qui in Italia, però ci sono tutte quante le prospettive per poter fare qualcosa qui. Quindi ci sono tanti italiani che, dopo che vivono qualche anno in Germania piuttosto che in Svizzera, hanno sempre il desiderio di dire sì, ma un giorno voglio tornare da capo a casa. Quindi è un punto di partenza sicuramente, ma non è un punto d'arrivo, almeno nella stragrande maggioranza. Sono sicuramente due nazioni che oggi offrono tanto. Berlino, soprattutto per le startup, sta diventando la capitale, poi anche causa Brexit, quindi instabilità dei mercati per quanto riguarda Londra, e quindi Berlino è la platea giusta, o meglio il posto giusto per avere un'idea e sperimentarla. Hai accesso ai capitali, quindi venture capitalist, fondi, hai accesso al mercato del lavoro, perché vuoi trovare una persona che ha delle precise skills, ti basta mandare un annuncio e il giorno dopo ti arrivano già 1000 candidature, perché comunque è concentratissima di gente che ci lavora lì, freelance, cioè sono tanti, ed è una città dove effettivamente i servizi funzionano. Per creare una startup sul digitale devi come minimo avere la banda larga, quindi internet che funziona bene, insomma, quindi in queste città c'è questo, anche se sulla base di internet, che ormai è l'autostrada del futuro, la Puglia è uno dei primi posti in Italia come regione che ha l'infrastruttura, quindi fibra più capillare rispetto ad altre regioni. Sono state due belle esperienze molto importanti, perché ci hanno permesso di fare esperienza di startup, di conoscere tante persone interessanti in due realtà comunque molto diverse tra di loro. Berlino è uno dei principali hub europei per quanto riguarda le startup, soprattutto per le startup nel digitale. Eravamo in questo laboratorio e abbiamo conosciuto ragazzi, ovviamente non solo berlinesi ma da tutta Europa, e noi crediamo molto in questa cosa, nello scambio, nel fare rete, nel discutere, nell'imparare, sempre con l'ottica poi di prendere tutto e portare a casa per migliorare quello che abbiamo qui. A Losanna invece, in Svizzera, abbiamo partecipato a un percorso di accelerazione. Quindi c'era, oltre a questa parte di networking e di collaborazione con le altre startup, anche una componente formativa, e quindi abbiamo avuto la possibilità anche di conoscere mentors importanti di grandi imprese e compagnie che in Svizzera hanno la loro sede principale. Ed è stato quindi formativo ed importante per noi. Le strategie future invece di Next2Me quali sono? Allora, la strategia futura è quella di comunque ingrandire il nostro, far crescere la nostra azienda aprendo branch locali. Questo è un mercato molto locale, cioè che significa? Che non è un software che può essere applicato, cioè tipo un sito web, tipo Facebook, tutti ci vanno e dice no. Ci sono diversi problemi legati soprattutto alla proprietà della mappa, cioè la mappa appunto non è all'esterno, quindi il satellite che ci fa la foto, ma è proprio la mappa degli interni, quindi non può essere, di solito non è pubblicamente disponibile, quindi deve essere una richiesta
appunto locale in cui il proprietario del palazzo dice io voglio fornire questo servizio e quindi mette a disposizione la mappa. E per questo la nostra idea futura di espansione è quella di aprire delle branch locali in almeno le più importanti nazioni europee all'inizio, poi negli Stati Uniti e nel resto del mondo, anche perché abbiamo un brevetto che copre Europa, Stati Uniti, Singapore e basta. Che cosa significa invece nel 2017 fare impresa nel Mezzogiorno? È comunque dura, nel senso che si combatte tantissimo con la burocrazia, ma penso che questo sia qualcosa che va al di là del Mezzogiorno, proprio il sistema paese che va comunque riformato da questo punto di vista. Fare impresa nel Mezzogiorno però è ancora più dura, perché comunque parti dal presupposto che comunque una serie di servizi piuttosto che di servizi infatti non sono quindi fruibili, quindi ad oggi noi vorremmo proprio dimostrare che effettivamente dislocandoci tutti quanti qui si possa, unendosi, fare la forza, quindi l'unione fa la forza, e questo è quello che vorremmo, insomma, per un Mezzogiorno più competitivo. Sicuramente le buone idee sono convinto che sicuramente le rivoluzioni partono sempre dal basso, quindi il Mezzogiorno può essere un po' il trampolino di lancio per il paese. Si parla negli ultimi giorni di notizie sicuramente non felicissime, come divisioni, referendum su indipendenze, roba di questo tipo, però bisogna essere uniti, così anche quando si crea un team come può essere una startup o un'idea o imprenditoriale di qualsiasi tipo, da soli effettivamente mai nessuno ha concluso nulla, quindi è l'unione che ci permette di essere più forti. Quindi il Mezzogiorno ci dispiace anche che venga visto come una regione che debba avere più aiuto, cioè nel senso che deve essere una regione che secondo me con le altre può, nel sistema paese proprio Italia, può sicuramente fare la sua parte. E è anche una sfida per imprenditori che sono nati qui di dire ok, invece di andare in ecosistemi più fertili, di restare qui, cercare di fare il massimo qui. Ovviamente le possibilità di andare fuori ce ne sono tante, ne sono infinite, però pur rimanendo in Puglia si può fare. Significa impegnarsi, significa trovarsi in uno dei posti più belli al mondo, uno dei posti che ti garantisce la qualità della vita migliore, però anche un posto che ha bisogno di tanta gente che si impegni, perché abbiamo comunque, volenti o nolenti, da recuperare un po' di anni in cui siamo stati un po' fermi, soprattutto, ripeto, sempre nel nostro settore. Adesso per fortuna vediamo che ci sono tanti ragazzi che stanno decidendo di rimanere qui, che stanno facendo capire al mondo che la Puglia non è solo belle spiagge e bei borghi, ma è anche un'intelligenza e dei ragazzi che hanno tanta voglia di rimboccarsi le maniche e far vedere che cosa sono capaci di fare. E il futuro di Next to Me? Il futuro per il momento stiamo crescendo, quindi in termini di clienti, di soluzioni, stiamo raffinando il nostro prodotto, abbiamo avviato una partnership negli Stati Uniti per il settore degli ospedali, una serie di collaborazioni con attività, una serie di collaborazioni con aziende locali. Da poco abbiamo quindi istituito una joint venture con una società di Gravina per la realizzazione di mosaici, dove applichiamo la nostra tecnologia per rivalutare quindi le periferie, abbellire le periferie e dare più informazioni alla gente che quindi si avvicina a questi mosaici disegnati dai più grandi designer al mondo. E quindi abbiamo partecipato alla costruzione di una nuova società che si chiama Graffiti for Smart City, che serve quindi che porta all'interno la nostra tecnologia con la fusione di queste piastrelle bio, quindi totalmente create da olio di soia, quindi totalmente riciclabili. E tramite questo progetto abbiamo vinto un Inno Networks, che è un bando regionale della regione Puglia, che ci permetterà per il 2018 di intraprendere le sperimentazioni di mettere in commercio questo prodotto. Quindi siamo molto attivi sulla parte di ricerca e sviluppo, oltre ad aver, quindi stiamo concorrendo anche per un Horizon 2020, che è un aiuto dell'Unione Europea per realizzare quindi non solo soluzioni, ma dare anche una serie di incentivi per poter
pubblicare, brevettare, quindi fare ancora più ricerca. E quindi il futuro è questo per il momento, nel senso che stiamo cercando di investire sulla nostra tecnologia in più campi di applicazione, partendo sempre da un contesto regionale, quindi ci stiamo unendo con altri imprenditori, con altre società per creare qualcosa insieme. Questo sta dando già dei risultati più che positivi. Il futuro in Italia è, per le startup è incerto naturalmente, però fortunatamente a queste nuove partnership, che sono molto importanti nella vita di una startup, anche locali, il futuro sembra molto positivo, perché riusciamo ad avere una tecnologia comunque che è applicabile in qualsiasi contesto. Prima ho parlato degli ospedali, ma possono essere metropolitane, musei, fiere, di tutto. Ovunque c'è un palazzo, diciamo, un palazzo, un ambiente chiuso. E in più la nostra esperienza nell'utilizzo di queste tecnologie di localizzazione ci ha portato a conoscere e a implementare nuovi progetti, tipo quello di cui parlavamo prima, Graffiti for Smart City, che permetterà alle persone di creare un engagement con l'utente e a rivalutare quelle che sono le aree disagiate di alcune città. Per esempio a Buenos Aires loro hanno molte zone tipo le favelas, e grazie a questo nostro progetto andremo a rivalutare queste favelas, perché grazie a questo graffito fatto da uno dei migliori artisti al mondo, più la possibilità di fornire servizi tipo wifi e quant'altro, andremo a creare in quelle aree, diciamo molto popolari, anche una rivalutazione dell'area sicuramente, ma anche fornire un servizio molto importante per i cittadini stessi, che quindi potranno avere connettività internet, e quindi diciamo anche per il ragazzo che magari non va a scuola potrà seguire comunque delle lezioni online, e quindi rimettersi in carreggiata serve appunto a questo. C'è da lavorare, vogliamo rimboccarci le maniche, vogliamo conquistare il mondo, vogliamo rimanere con i piedi nella nostra regione, ma vogliamo arrivare in quei mercati di cui parlavamo prima, quindi per arrivare poi all'estero abbiamo un bel po' di lavoro da fare. Proseguire con le opportunità che ci siamo costruiti in questi anni per poter poi andare a fare proposte fuori. Stiamo avendo tante richieste dagli Stati Uniti, oltre che dal resto d'Europa, quindi c'è da lavorare.